Intanto è una grande festa per tutta la regione e per la città di Pescara, perché finalmente ci leviamo un peso alla coscienza di un obiettivo che abbiamo raggiunto, lungamente atteso e per molto tempo inseguito. Cambierà che inizia la rivincita del porto di Pescara con l'insediamento dei primi lavori, che come vedete riguardano la messa in sicurezza e l'apertura della diga foranea e la emersione della barriera soffolta del molo nord. Nel frattempo si stanno progettando gli altri lavori. Il porto è integralmente finanziato, gli altri lavori riguarderanno la deviazione integrale di tutto il molo nord, poi la deviazione integrale di tutto il molo sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà ovviamente libero dall'arrivo dei detriti del fiume e avremo abbattuto il noto problema dell'insabbiamento del porto canale di Pescara. Quindi è un'ottima notizia per i nostri pescatori, per la ripresa dei traffici commerciali, per i traghetti che ricominceranno ad arrivare a partire, per la nostra balneabilità, per la messa in sicurezza dell'alveo fluviale che come sapete corre al centro della città e crea grandi pericoli di esondazione. Questi primi lavori termineranno nei primi mesi del 2023, nel frattempo saranno progettati e appaltati gli altri, chiaramente un percorso che ci porterà via via nel corso degli anni fino al completamento finale che arriverà negli anni successivi. Sulla progettazione, quindi sui finanziamenti FSC 2014-2020, l'ARAP è il soggetto attuatore delle opere più importanti della regione Abruzzo. Ricordiamo gli impianti irrigo di Avezzano, gli impianti di scistici di Passo Lanciano, porto di Ortona e soprattutto l'opera, tra le opere più importanti, il porto di Pescara. È un momento storico che ha visto ARAP protagonista in un'accelerazione nell'ultimo anno per quanto riguarda tutte le attività programmatorie di progettazione ed oggi di affidamento dei lavori, perché oggi formalmente vengono affidati i lavori alla nuova Coedmar che gestirà le fasi più delicate con la partenza dell'instaurazione del nuovo molo a nord che metterà in sicurezza pure le sabbie e poi chiaramente proseguirà con il pennello di foce e con tutte le opere di sicurezza. Un'opera importantissima collegata a tutte le altre opere strategiche che devono fare di Pescara un porto messo in sicurezza con tutti i problemi che ci sono da un punto di vista soprattutto dell'insabbiamento e della sicurezza per la navigazione marittima. E penso sia un'opera che Pescara aspettava da tanto tempo, che alla fine vede la luce in un contesto di rimodulazione, voglio dire progettuale, che vede al suo interno grossi miglioramenti anche da un punto di vista di impatto ambientale per la città, visto che le opere saranno svolte principalmente su un cantiere posto sul lato mare, quindi con il minor impatto per la città di Pescara. Un risultato straordinario da ricordare perché la filiera comune-regione ha dato un frutto insperato fino a qualche tempo fa, quello che avevamo detto comunque l'abbiamo confermato. Da domenica inizieranno già a arrivare la prima motonave, da martedì, tempo permettendo, inizieranno i lavori che dureranno 426 giorni per far sì che il mare sia più balneabile, il porto più accessibile, quindi più sicurezza, si avrà la possibilità di creare questa grande terrazza di 500 metri che si allunga verso il mare e poi ci saranno le altre fasi per rendere totalmente accessibile il porto canale di Pescara. E ovviamente questo sarà anche importante per lo sviluppo turistico, perché una volta terminati i lavori ci sarà anche la possibilità di far entrare anche traghetti e quindi ridare nuovo slancio a tutta l'attività turistica ricettiva.